Perché ho aderito, ho favorito una fondazione che intanto è un onlus e non ha quindi scopo di lucro in nessun modo di essere proibito dal suo stesso statuto. Io penso che il problema numero uno di questo paese si chiama lavoro. Rispetto al lavoro c'è un atteggiamento passivo da parte di molti giovani. La grande rivoluzione tecnologica oggi consente che una singola persona, l'individuo, possa essere lui il suo lavoro. E incontrando persone, come ho incontrato questa mattina, ma come ho incontrato anche in altre occasioni, ho avuto la forza, si impegna in modo individuale, informale, attraverso per esempio i parla, che è quello che vogliamo cercare di promuovere e di pubblicizzare, di favorire, questo incontro tra l'uomo e la tecnologia per creare il lavoro. L'Italia è un paese ideale, perché non a caso si parla di inventiva italiana, di design italiano, ma si va nella storia indietro e si ritrovano i Cellini, i Michelangelo e Leonardo. A noi viene riconosciuto, vengono attribuiti tanti difetti in giro per il mondo, però una cosa viene riconosciuta, la nostra inventiva e la nostra capacità di saperci inventare anche qua, attraverso i nostri migranti. Non vedo perché l'Italia, che ha come tra le sue caratteristiche quello di avere tanta gente che ha tanta individualità e tanto ingegno e tanta voglia e tanto bisogno anche, non possa essere la patria prima di farla, cioè di creare delle condizioni per cui una persona possa disegnare il suo oggetto, noi siamo il mondo per il nostro design, e costruirlo. E dopodiché metterlo a disposizione dell'umanità, perché poi queste cose sono idee, cioè tradurre idee in oggetti. Oggi la tecnologia consente di tradurre idee in oggetti a costi assolutamente bassi. Bisogna evidentemente arrivare a un cambiamento culturale del concetto di lavoro, e io credo che il concetto di lavoro, nel momento in cui si ricollega all'uomo, che è stata una caratteristica dell'artigianato italiano, degli artisti italiani, del Rinascimento italiano, è oggi, nel nuovo mondo che viviamo e vivrete, un'opportunità straordinaria. L'entusiasmo, l'informalità, la voglia di tentare, la voglia di provarci, è una quantità di energia formidabile che il paese non conosce e che parla sempre di quelli che non hanno lavoro, che per carità è un problema, ecco, ma non penso che si risolva il problema di quelli che non hanno lavoro, né, non lo penso che si risolva né con politiche industriali, parola archeologica a mio parere, concetto archeologico, né con piani diciamo di varia stesura, natura e inutilità. Io penso che bisogna rimettere al centro il lavoro certamente e l'uomo. La combinazione di uomo-lavoro è quello che ci farà ripartire. Per questo mi sono dichiarato disponibile a finanziare questa operazione, ripeto, operazione che non ha fine di lucro, in cui nessuno di noi farà il minimo vantaggio né reputazionale, ma non è quello che stiamo cercando. Stiamo cercando di far scoprire all'Italia che esistono dei giovani, che esiste delle tecnologie che possono generare un lavoro nuovo, cioè il lavoro dell'uomo.